Innanzitutto, questo presepe da chi è stato fatto? Direi che questo siamo sei persone che dal 2008, anno in cui abbiamo iniziato questo presepe, ha cercato di rappresentare com'era il centro storico di Cicagna ai primi del Novecento. Infatti diciamo che il primo anno è stata costruita la vecchia chiesa ormai inesistente, abbattuta nel 1937, di cui è rimasto fortunatamente ancora esistente il campanile, che era il campanile della vecchia chiesa, di cui nel presepe possiamo vedere le immagini sia all'interno che all'esterno della chiesa stessa. A fianco alla chiesa, questo è tuttora esistente, il centro storico, via Umberto I, ancora più o meno nelle stesse condizioni. E quindi noi dal 2008 in poi abbiamo via via aggiunto pezzi. Questo presepe, che quindi è un lavoro che non è ancora finito, terminerà chissà quando. Ecco. Siamo sei persone, ognuno siamo dati un compito, cioè chi si occupa della parte, diciamo, di raccolta dei materiali, con la parte economica, degli impianti elettrici. Abbiamo Enrico, l'architetto, che si è occupato di raccogliere via via le misure, i disegni delle vecchie case, magari che non esistono più, e è stato tutto ricostruito in scala 1:25 sull'originale. Ecco, questo è più o meno il lavoro che noi portiamo avanti, nei ritagli di tempo, partendo dall'inizio dell'autunno, e circa ogni settimana ci ritroviamo per portare avanti questo lavoro. Ecco. Lei ha detto che ogni anno aggiungete un pezzo in più. Qual è stata la new entry di quest'anno? La new entry di quest'anno, abbiamo un po' risistemato il terreno davanti, abbiamo continuato a costruire un mulino ad acqua che si trova ancora, è stato restaurato recentemente, che è tuttora funzionante, che noi abbiamo ricostruito. Ecco. I materiali sono tutti, diciamo, tra virgolette, naturali, cioè nel senso c'è plastico, poi tutto legno? Tutto. Direi che le case sono di legno, e i tetti, uno di noi, che è ex cavatore di Ardesia, che ha ricostruito i tetti con l'Ardesia, ecco. Quindi sono tutti materiali naturali. Quelle sullo sfondo sono foto storiche della città? Sì, quelle sono foto che abbiamo ritrovato, abbiamo riprodotto in grandi dimensioni, che riproducono soprattutto Cicagna ai tempi in cui viene rappresentato il presepe. Quindi c'è la vecchia chiesa, a fianco la vecchia canonica, il carruggio, diciamo, via Umberto I, il piazzale davanti alla chiesa, che è ancora in terra battuta, e diciamo, questa è l'ambientazione che abbiamo scelto. La natività, dove avete scelto di metterla nella vecchia Cicagna? L'abbiamo messa sul terreno, visto che le persone, poi il presepe deve essere basato sulla natività, se no diventa un plastico che ha poco significato. È proprio davanti, sui terreni che ormai sono stati sostituiti da nuove abitazioni, ma all'epoca erano tutti orti, quindi diciamo prospiciente al pubblico abbiamo rappresentato la natività. Sopra il presepe c'è una scritta, come avete, diciamo, scelto di metterla? Ogni anno cambiamo la scritta, così il nostro parroco ogni anno ci suggerisce cosa scrivere. Questa è l'ultima scritta che abbiamo ogni anno, quindi la cambiamo, questa è quella attuale che abbiamo messo quest'anno.